le 7 del mattino, fresco risveglio in tenda, preparazione artica, meno 16 gradi. Buona giornata. Ciao, ciao. Via. Si parte. Graziana? Sei pronta? Io sì. Abbiamo due località papabili, cioè? In realtà. Abbiamo il lago di Sasso, che è perfetto per riprodurre in piccolo le condizioni che si troveranno in Siberia. In alternativa, a una quota minore, a 1700 metri, abbiamo un grande pianoro con una cascata e con un fiume, quindi con un livello di umidità probabilmente simile a quello che troveremo in Siberia. Devi scegliere. Devo scegliere, la più facile e indolore della gara, che Graziana terminerà in tempo record. Per ragazzo, che ma serve, ma cosa hai fumato? Abbiamo una preparazione fisica specifica, si svolge in buona parte in pianura, trainando sostanzialmente un peso, trainando una gomma di automobile, con un sistema di fissaggio simile a quello della pulca. Esercitazioni tecniche su quelli che saranno i punti più difficili da affrontare in gara, come il montaggio della tenda, ovviamente senza togliere i guanti, la scelta dei materiali, la preparazione del cibo, l'accensione del fuoco in ambiente freddo, la preparazione di bivacchi senza tenda, quindi in condizioni un po' più estreme, nella speranza di arrivare ai primi di febbraio a simulare anche due accampamenti direttamente su ghiaccio, quindi utilizzando chiodi da ghiaccio e tenda in abbinamento. Buonanotte. Grazie. Ma adesso dormite, ma adesso dormirete subito. No, non sassi, se non come stoccafissi. Io penso di svenire. No. Ciao. Buonanotte. Ma voi cosa pensate di questa gente che va a correre 400 km? Ah, guarda, io più di 15 km non ho mai fatto.